Un buongiorno a tutti da Due News e Gianmarco Giuliano. Si dovrebbe parlare di calcio, si dovrebbe parlare di una partita, si dovrebbe parlare di una coppa, si dovrebbe parlare di vincitori. Invece si parla di tutt'altro. Io voglio parlare di tutt'altro. La partita sarà breve, l'abbiamo vista. Un Napoli che ancora una volta ha fatto di necessità virtù contro una squadra devastante, che aveva dato 3 gol alla Lazio, 5 gol al Monza e così dicendo, praticamente non segnava meno di 3 gol a partita, non so da quanto tempo, che invece si è trovato contro una squadra ben organizzata, che mancava di tantissimi giocatori. Li vogliamo ricordare? Meret, il portiere, Olivera, Nathan, Anguissa, Osimhen, in mezzi infortunati, Cajus che non si sa come ha giocato, che poi infatti ha giocato per mezz'ora, si è visto molto bello, poi è calato. Mario Rui non era in condizioni, Zielinski non era in condizione. Praticamente ho nominato un'intera squadra. Quindi ha dovuto fare ancora una volta in necessità virtù. Ha preferito far giocare l'avversario, ma forse era giusto così perché contro qualche squadra. E leggendo i commenti, qualche interista si è addirittura permesso di dire: ma di che cosa vi lamentate che siete stati là dietro per... Ma veramente state facendo? Ma perché voi col Manchester City che cosa avete fatto? Eppure là era grande Inter, aveva giocato attenta. Cioè avete tenuto il 20% di possesso palla nella finale di Champions, lì era grande Inter. Poi quando gli avversari giocano così vi fermano e tutto il contrario. Ora sia ben chiaro, a me non piace vedere un Napoli che si difende. Ma voi a noi la morale non la venite a fare. Per vari motivi. Il primo, sono 10 anni che praticamente, di più, dai tempi di Benitez, anzi di De Laurentiis, aveva tentato addirittura con Donadoni di cercare di fare calcio e non ci è riuscito in quel momento. Ma da Benitez in poi il Napoli è andato su tutti i campi di Serie A d'Europa a fare calcio, a giocare a pallone, a cercare di imporre il proprio gioco. E voi in un momento di difficoltà che è cambiata questa filosofia, ma tanto torneremo già dall'anno prossimo a fare ciò che sappiamo fare. Venite a fare la morale a noi, non vi permettete proprio, perché non solo non è giusto, ma è fasullo, perché voi dovete vedere la storia e non una squadra ridotta così, anche per causa propria, ma per volontà di una lega che fa giocare una supercoppa, una coppa quindi del campionato, dove in Arabia fa decidere agli arabi quando giocarla e giustamente si gioca mentre si gioca la Coppa d'Africa. Con i due giocatori più importanti del Napoli, anche se Osimhen impegnati in Coppa d'Africa. Ma complimenti, complimenti, ma tanto l'importante, pecunia non olet, non ce ne frega, l'importante è prendere i soldi non puzzano, vero? Vedere una donna araba col velo per coprirsi, portare la Coppa al centro, cosa c'entra con i nostri valori? Nulla. Cosa c'entra vedere delle partite come Napoli-Fiorentina a vuoto, lo stadio? Ieri era pieno, vi siete chiesti perché? Ve lo dico io, perché i spettatori vengono pagati per andare allo stadio, perché bisogna far vedere che l'Arabia è un paese in crescita, un paese che sta migliorando, che può ospitare queste cose. No, al momento, date alla mano, l'Arabia è un paese pieno di soldi che può comprarsi tutto e tutti, me compreso, ma i diritti non ci sono. Questa è la verità. E noi andiamo a venderci a questi personaggi, dimenticandoci la nostra storia. La nostra storia è fatta di grandi personaggi, di grandi imprese, di grandi uomini, come Gigi Riva, che ieri è morto praticamente, si può dire, appena prima della partita. Gigi Riva non l'ho visto giocare, mentre lui vinceva lo scudetto col Cagliari, io nascevo col Cagliari. Perché? È un calciatore che ha voluto rimanere a Cagliari, che ha vinto con la squadra della sua terra, che è rimasto lì a giocare, fregandosi di ciò che diceva la Juventus, il Milan, che l'avrebbero voluto giocare. No, lui ha giocato per il proprio cuore, per la propria terra, per i propri sentimenti. Ed è diventato Gigi Riva, così come Totti per la Roma. Così come coloro che hanno dimostrato di mettere nella propria vita i valori del calcio e di ciò che si è davanti al dio danaro. Ciò che resta nella vita è questo. Questo resta di Gigi Riva. Ha vinto un solo scudetto, ma è Gigi Riva. La grande Olanda non ha vinto nulla, ma è la grande Olanda. Il calcio è fatto di
questo, di grandi imprese e di grandi uomini, e Gigi Riva lo è stato. Il saluto a Gigi Riva dal primo e secondo tempo tra i fischi degli arabi. Perché? Ma allora, quando su un tabellone viene messa una figura Gigi Riva con data di nascita e di morte, si capisce che si sta facendo un minuto di raccoglimento per un uomo che è scomparso? No, forse noi lo capiamo, ma non gli arabi che vivono un altro mondo e che stavano pensando che la partita era stata interrotta per qualche motivo e fischiavano. Non c'entrano niente con i nostri valori, con la nostra storia, non sapranno mai chi è Gigi Riva e né lo vorranno sapere, non se ne fregano. Per loro l'importante è che ci comprano, che comprano il nostro prodotto per migliorare la loro terra. E noi ci vendiamo, e noi ci vendiamo. Ieri ha vinto il brand. Torniamo ancora a queste differenze, caro Gigi Riva, che non ci sei più e ci puoi sentire dall'altro. È finito il calcio di un tempo. Tu sei morto, ma il calcio già è morto. Non esiste più quel calcio dove tu avevi giocato. Quel calcio che ci ha fatto innamorare. Ieri ha vinto il brand Inter. Il brand Juve, il brand Inter. Non sono più squadre di calcio, sono brand. Gravina parla di brand Juventus che non può essere radiata dal calcio o essere buttata in Serie B perché bisogna salvare il brand, perché la Juve porta soldi, altrimenti non ci danno i soldi delle televisioni. Chi se ne frega dei valori dello sport, dei valori morali, di insegnare ai ragazzi che cos'è la bellezza di uno sport, che cosa significa difendere la propria terra e giocare per i propri colori. Chi se ne frega, l'importante è che arrivino i soldi, che vinca il dio danaro. Ieri ha vinto il brand Inter, una squadra che scende in campo con 900 milioni di debiti, da ieri 8 in meno. Possiamo dire che da ieri... E noi dobbiamo essere fieri che ha vinto l'Inter, perché l'Inter ieri ha vinto 8 milioni. Abbiamo aiutato l'Inter a diminuire il proprio debito e il brand Italia è migliorato. Noi dovremmo essere contenti che ieri l'Inter ha vinto, perché ha vinto il brand. Ok, l'ha detto Gravina, L'ha detto il maggiore esponente del calcio italiano, che bisogna salvaguardare i brand. E la Juve in Serie A lotta per lo scudetto. Che bello, tutti contenti che le due squadre più che hanno più tifosi in Italia, una con 900 milioni di debiti, l'altra che doveva essere radiata, stanno lì. E semmai aiutiamola pure alla Juve, perché poi deve tornare nelle coppe. E che facciamo? La Juventus che italiana che non gioca nelle coppe, come si fa col brand Italia, col brand Juventus? No, deve giocare. Allora facciamo una cosa, per un anno escludiamo dalle coppe, mica ci facciamo fare la Conference League a fargli fare le trasferte in Finlandia. No, facciamoli mettere a posto anche con la squadra, in modo che tengono 14-15 giocatori e il campionato se lo possono giocare tranquillamente. Complimenti, è riuscito. Dovete far vincere l'Inter ieri, complimenti, Rapuano. Rapuano che ha arbitrato il primo tempo in una maniera e la seconda in un'altra. 5 falli di Çalhanoğlu, 10 volte peggio di quelli che ha fatto Simeone, e poi alla fine chi viene espulso? Simeone. Perché il brand, doveva vincere il brand Inter. Ok? Perché quelli pagati con le bandierine dell'Inter dovevano esultare, se no perché cosa erano stati pagati? Fino alla fine dovevano avere il loro tornaconto. È giusto? Bisogna aiutare l'Inter, li dobbiamo salvare economicamente? E facciamola vincere, dai! Arbitriamo il primo tempo in una maniera, il secondo in un altro, tanto il Napoli chi se ne frega. Ma ci siamo dimenticati che gli arabi, quando hanno messo la Supercoppa questo giorno, perché hanno iniziato a vedere il loro calendario, ma dove sono Milan e Juve? Ah, non ci stanno, l'altro poco non la vogliono far giocare, perché Napoli, Lazio e Fiorentina non sono nessuno, ok? Non sono brand, non portano soldi, nessuno se ne frega. E con questi presupposti vi dico che Napoli-Barcellona, dato che Napoli rischia, semmai con due vittorie, di scavalcare la Juve per andare al Mondiale per club, ve lo dico io e ve lo metto su qua, se Napoli sta vincendo all'ultimo minuto con un gol di riscatto e c'è un'azione nell'area del Barcellona, l'arbitro fischia il fallo dal rigore, ma non al Napoli, lo fa fischiare dall'altra parte perché andava su Barcellona, perché è la Juventus che deve andare al Mondiale del club, non il Napoli. Con tutti gli imbrogli che ha fatto, con tutte le plusvalenze, con tutto un consiglio di amministrazione che non esiste più. Ma che stiamo scherzando? Questo è il brand, questo è il calcio, caro Gigi che ci vedi dall'alto. Il calcio è morto, non c'è più nulla. Chi resta nella storia? Gli uomini. Ieri Napoli mi sembrava, Leonida contro Serse, ok? Allora, cioè, Serse, gli Spartani, le Termopili, i 300,
Quando Leonida con i suoi 10.000 uomini o l'Inter con i suoi 900 milioni di debiti, cioè si schiera sul campo in quella maniera, ok? E dice vicino ai Spartani, io vi faccio salva praticamente la vita, cioè lasciate le vostre armi a terra e vi faremo salva la vita. E a quel punto Leonida che cosa risponde in greco? Molon labè, molon labè. Che significa vieniteli a prendere. Vieniteli a prendere, Molon labè. Ed è questo che ha fatto il Napoli ieri. Ha lottato fino all'ultima stilla di sangue in campo e io sono orgoglioso dei ragazzi che hanno giocato in quella maniera, dando tutto, stremati fino alla fine. Hanno dato tutto, compri Molon labè, venitemeli a prendere, è vero. Leonida riuscì a vincere la battaglia delle Termopili. L'Inter ha vinto la Supercoppa, ma sapete che vi dico? Nella storia è rimasto Leonida. Scusate, Sersi ha vinto, ovviamente. Nessuno si ricorda bene o male come andò quella guerra, ve lo potrei dire, ma qualcuno se lo ricorda. Però tutti si ricordano di Leonida e di Sparta e dei 300 e delle Termopili. Così come nessuno si ricorderà come finirà questo scudetto. Nessuno si ricorderà di questa Supercoppa, ma tra qualche decennio, tra qualche anno, saranno ricordati il Napoli di Spalletti, la grande impresa di una squadra e di una società che con pochi mezzi e che ha finito con un bilancio di 85 milioni di attivo è riuscita a vincere il campionato italiano con una società in attivo e dopo 10 anni sempre in attivo, contro squadre che devono essere radiate con 900 milioni di debiti o lì a poco. Ok? Questa è la storia. Questa è la storia, questo è il calcio, questo è il vero calcio, questo è quello che viene scritto nei libri. Non il resto, non i soldi. I soldi non sono mai andati nei libri di storia. Anzi, hanno sempre provocato i più gravi danni. E il calcio lo state facendo morire perché gli state uccidendo i suoi valori. Nel calcio resterà l'impresa di Spalletti e del Napoli di Spalletti e di De Laurentiis. Nient'altro. E con questo vi saluto. E sempre Forza Napoli. Da 2 News e Gianmarco Giuliano.